Parliamo di quello che è successo questa mattina qui nell'aula consiliare del Comune di Veneto di Porto Salvo. Stamattina nell'aula consiliare è successa una cosa che noi ci anche picchiamo di dire storica, nel senso che forse per la prima volta, perlomeno da molti anni a questa parte, si sono seduti intorno al tavolo oltre 66 organizzazioni del privato sociale e del terzo settore. Organizzazioni che in qualche modo stanno collaborando insieme finalmente per la realizzazione di un progetto unico sull'area che cerca di coniugare da un lato lo sviluppo del territorio e dall'altro l'integrazione delle persone svantaggiate. Questo lo stanno facendo attraverso una collaborazione tra le organizzazioni del terzo settore ma anche con le istituzioni. Ecco, diciamo per i cittadini, questo terzo settore che significa? Terzo settore sono le organizzazioni di volontariato. Sono le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali, le fondazioni, cioè tutte quegli enti che in qualche modo si occupano dei cosiddetti invisibili, cioè di quelle persone che spesso e volentieri vediamo agli angoli delle strade, vediamo lasciati nel dimenticatoio, anziani, disabili, tossicodipendenti, e beh, c'è qualcuno che se ne occupa, e questo è spesso e volentieri sono le organizzazioni del terzo settore che portano avanti insieme a queste persone non un'assistenza ma un lavoro per il recupero della dignità umana. Ecco, torniamo al progetto di questa mattina. Il progetto di questa mattina ha dello storico proprio perché per una serie di motivi le organizzazioni del terzo settore e del volontariato spesso lavorano singolarmente e non riescono, soprattutto in quest'area, a realizzare delle azioni di sistema, ancor di più se in queste azioni di sistema devono coinvolgere le istituzioni locali. Questa volta, per questo progetto, uscendo dalla logica dell'orticello, in qualche modo ci si è messi insieme per cercare di realizzare qualcosa che andasse oltre il singolo servizio, oltre il singolo obiettivo, oltre la singola mission di ogni organizzazione, e che invece mirasse e puntasse a una realizzazione integrata dello sviluppo. Di che cosa si tratta in sostanza? Di realizzare all'interno dei sei comuni previsti da questa azione. Ecco, ricordiamoli quali. Che sono Montebello, Ionico, Fossato, Montebello Ionico, Rogudi, San Lorenzo, Merito Porto Salvo, che è sicuramente quello più grosso e quello più importante, che raccoglie da solo l'80% dell'area, Roccaforte del Greco, e questi sono cinque forse, sì. Comunque, all'interno di questi comuni l'idea è quella di realizzare i cosiddetti borghi dell'accoglienza, cioè da un lato recuperare il patrimonio storico culturale di questi luoghi e farlo attraverso le persone maggiormente bisognose, cioè dai giovani in cerca di prima occupazione ai disabili, agli anziani. Sono tantissimi. L'obiettivo principale è quello di tornare a rendere questi luoghi accoglienti, per evitare che la gente se ne vada o che quelli che sono costretti a rimanere ci stiano male, sostanzialmente questo è. E in più realizzare in un bene confiscato, il Placanica ad Annà, una struttura che noi abbiamo voluto chiamare l'agenzia. Che se non ricordo male è già stata assegnata alla Propria Ente Dattilo. All'associazione Propria Ente Dattilo, che è il capofila, che è una delle organizzazioni di queste 66 organizzazioni che stanno portando avanti e che mette a disposizione questo bene per realizzarci dentro proprio l'agenzia dell'accoglienza solidale. Quindi questa struttura farebbe, diciamo, da centro motore per il coordinamento. All'interno di questa struttura si svilupperà tutto il percorso che prevede, oltre al recupero dei borghi, attività culturali, attività di natura turistica attraverso lo scambio, l'interscambio di gruppi di giovani, ma anche attività di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e attività di integrazione con il tessuto connettivo sociale. Sì, per andare nel concreto, quindi c'è questa struttura che fa da centro di coordinamento. Poi nei vari centri si apriranno delle sedi? Esatto, ci saranno le cosiddette botteghe e ci sarà il recupero di un immobile, questa è un po' l'idea per ogni centro, all'interno del quale puoi sviluppare le attività del progetto. Ecco, questo immobile dovrebbe mettere a disposizione il comune oppure si... Questo immobile o lì dove ce l'ha lo può mettere a disposizione. Anche perché sappiamo benissimo che in tutti questi paesi ce ne sono tantissimi immobili abbandonati. Esattamente, soprattutto nei centri storici, che sono tantissimi questi
questi paesi li conosciamo molto bene, esistono degli immobili che di fatto sono abbandonati e che invece potrebbero rappresentare effettivamente una risorsa. Ecco, l'idea di fondo è proprio quella di rendere risorsa tutto questo, tutto quello che in questo momento è un peso o un costo, dagli immobili abbandonati alle persone svantaggiate, voglio dire, agli immigrati e tutto quello che in qualche modo può rientrare all'interno di questo percorso. Una scommessa sicuramente ambiziosa, ma è una scommessa che riteniamo sia possibile vincere, perché culturalmente e storicamente questi sono i luoghi dell'accoglienza. Basta riappropriarsi della propria storia e cercare di fare un passo avanti uscendo dal proprio orticello. Una domanda secca, è ottimista sul fatto che ci possa essere sinergia almeno tra le associazioni? Io sono... Anche perché è una pecca del nostro territorio, una mancanza di pochissima sinergia fra tutti gli operatori comunque. È una pecca del nostro territorio e non solo del nostro territorio, veramente una pecca nazionale che nel nostro territorio probabilmente tocca dei picchi particolarmente rilevanti. Io comunque, nonostante tutto, sono ottimista, in modo particolare per quanto riguarda le associazioni di volontariato e il mondo del terzo settore. Spesso queste vivono di autoreferenzialità da sopravvivenza, nel senso che sono portate in qualche modo a sviluppare delle attività in proprio, chiudendosi e proteggendosi rispetto all'esterno, proprio perché hanno bisogno in qualche modo di sopravvivere. Mentre invece se noi poniamo che l'integrazione, che la capacità di mettersi insieme in qualche modo può rinforzare anche le singole organizzazioni, secondo me la scommessa può essere vinta. Oggi erano qui presenti, ed è l'altro nodo critico, era qui presente l'Associazione dei Comuni e il GAL. Io credo che per quanto ci sia un'effettiva difficoltà, che non ci nascondiamo, pensiamo che poi alla fine i progetti camminano sulle gambe e le passioni delle persone. Le persone che erano qui oggi erano appassionate. Speriamo che questa passione conduca a qualcosa di buono. La risposta è: io sono molto ottimista. Ecco, per finire, alla gente cosa diciamo nel momento in cui si ritrovano, diciamo, nel loro paese, nel loro centro, questo punto di riferimento? Come si devono comportare? Andare, collaborare? Cioè cosa in effetti devono fare per renderlo, o comunque per rendersi partecipi di questo? Noi oggi abbiamo lanciato l'idea progettuale, ci sarà una fase di 90 giorni che prevederà tutta una fase di progettazione esecutiva. All'interno di questa progettazione esecutiva, che noi speriamo di fare attraverso il finanziamento della Fondazione per il Sud, ma se non dovesse intervenire il finanziamento poco importa, nel senso che comunque lavoreremo lo stesso, magari fissandoci degli obiettivi più a step, però è nella fase della progettazione esecutiva, già da quella fase il territorio dovrà essere coinvolto. Questo è anche il senso della conferenza stampa di stamattina. L'idea non è quella tanto di dire stiamo presentando questo progetto, l'idea è quella di dire al territorio: guardate che c'è questa cosa qui, e questa cosa qui è una cosa di cui dovete essere protagonisti. Quindi il cittadino in qualche modo, o aggregato all'interno delle parrocchie, piuttosto che dei gruppi informali, piuttosto che delle associazioni, oppure anche singolarmente lì dove ha interesse a mettersi in gioco, interesse a partecipare al percorso, verrà coinvolto attraverso delle assemblee territoriali. Bene, per il momento è tutto, grazie. Grazie.